Lecce, seguito da Villeneuve. Schieramento ormai completato. Molta tensione, molta emozione, corsa molto interessante, molti favoriti e c'è grande equilibrio tra un lotto notevole di concorrenti. Salgo i motori, via! Vi aspettiamo la prima curva con Andrea De Cesaris, che è riuscito ancora a mantenere la testa, seguito da una Renault, quindi Lauda e Arnoux, sì, Arnoux. Quindi Lauda, Giacomelli, Villeneuve, Prost, Tironi. De Cesaris allunga con decisione, ha girato molto bene col pieno stamattina all'Alfa Romeo. Lauda è stato scalzato dalla seconda posizione da Prost, da Arnoux. Arnoux è andato molto bene in queste prove, ha cercato di far meglio di Prost, che è in testa al mondiale, ed ecco i concorrenti che passano per la prima volta davanti a quello che è il traguardo, con De Cesaris molto brillante a guidare la corsa con assoluta tranquillità, perché è riuscito a scollarsi subito di dosso i coriaci avversari che gli stavano a fianco al momento dello schieramento. Corsa comunque che va condotta con molta attenzione, con molta prudenza. È una corsa, come vedete, tra muri di cemento, ci sono oltre 30 km di blocchi di cemento a delimitare la pista e oltre 25.000 gomme, ma questi muri ovviamente rompono la macchina se vengono toccati appena appena decisamente, e quindi è bene che i piloti vadano con attenzione. Intanto vedete come allunga con decisione il 12 cilindri milanese pilotato da Andrea De Cesaris. Lauda nella scia di Arnoux, avrete notato che le Alfa e le McLaren sono molto simili, l'unico elemento di riconoscimento, considerato che sia De Cesaris che Lauda hanno il casco praticamente bianco sul monitor, è quello di notare che il musetto dell'Alfa Romeo ha la parte anteriore che è rossa, cioè che è più scura sul monitor in bianco e nero, rispetto alla McLaren di Lauda, che vedete adesso in primo piano all'inseguimento di Arnoux. Di nuovo il gruppo nella zona del traguardo, mentre i primi già stanno affrontando il tratto misto, e la situazione è la seguente: al comando sempre il 22 di Cesaris, seguito da Arnoux, numero 16 da Lauda, inquadrato numero 8, quindi il 23 Giacomelli, il 27 Villeneuve, mentre intanto vedete già che c'è l'ATS di Vinkeloch che è ferma. Vi dicevo dunque, dopo Villeneuve abbiamo Prost che mi pare però è già stato superato da una Tyrrell, per quel che ho visto dalle immagini un attimo, e deve essere appunto Alboreto, credo, Alboreto che, come vi dicevamo, si sta comportando molto bene. Direi che del nostro gruppo, aggiungendo le quadri De Cesaris in questa gara e le buone prove fatte fino adesso, è la rivelazione un po' dell'anno. Ha allungato Arnoux in questo momento, 1,4 secondi il vantaggio di De Cesaris al passaggio precedente rispetto ad Arnoux, che però sta forzando l'andatura e ha guadagnato qualche cosa su Lauda. Vediamo dunque la situazione per i primi tiri: De Cesaris, Arnoux, Lauda, Giacomelli, Villeneuve, Prost, Tironi, Rosberg, Piquet, Alboreto, Watson, Cheever, Andretti, Jarier e Laffite. Questi erano i passaggi che ci dà il servizio cronometraggio al primo giro, quindi aspettiamo ovviamente di rivederli passare davanti al traguardo.
bello questo primo piano di Andrea De Cesaris nell'abitacolo della nuova Alfa Romeo 182, la macchina realizzata dall'Auto Delta sotto la diretta direzione di Gérard Tougaroux, con Carlo Chitti, presidente e direttore del progetto Formula, del programma Formula 1, e con Felici, direttore generale del team ristrutturato per quest'anno, e con risultati che, come vedete, danno già i frutti positivi, perché infatti in queste prove, al di là del brillantissimo risultato di Andrea De Cesaris con la pole position, la macchina si è comportata molto bene, tutto il team ha girato molto bene sia venerdì sia sabato. Ha allungato leggermente, come avete visto, Ardu, mentre Lauda ha perso qualche cosa nei suoi confronti, ma mantiene naturalmente sempre la traiettoria. Lauda stava facendo, come dicevi in precedenza, una bellissima corsa in Brasile, e anche qui la sua tattica è quella di restare a ridosso, a tiro, diciamo, dei primi, ma senza rischiare troppo, aspettando a dare la sua zampata nella seconda parte della corsa, il gusto che gli aveva tolto appunto Reutemann, toccandolo violentemente, danneggiandogli la sospensione posteriore a Rio de Janeiro. Vedete, un circuito molto tormentato, le medie sono attorno ai 140 orari, l'anno scorso si era sui 147, quindi un circuito piuttosto lento, dove solo dopo questa chicane nel tratto nella lunga variante del rettilineo lungomare si possono toccare le velocità di punta delle macchine, che per il resto corrono tra i cordoli di cemento e devono sfruttare al massimo la propria maneggevolezza e le capacità di accelerazione, di ripresa e di frenata dei mezzi meccanici. Vedete che il pubblico è numeroso lungo il tracciato, che misura 3430 metri. Intanto ha sbandato leggermente a due, Lauda gli si è subito avvicinato, stava addirittura tentando il sorpasso, mentre vedete che Giacomelli è a ridosso dei due che stanno inseguendo il compagno di squadra De Cesaris, che guida sempre la corsa con un paio di secondi di vantaggio sul francese secondo classificato. De Cesaris dunque davanti ad Arnoux, Lauda, Giacomelli, Villeneuve in quinta posizione, 8 secondi circa dal primo, quindi Prost, Pironi, Rosberg, Piquet a 12 secondi, tanto per darvi qualche riferimento al terzo giro, Watson, Alboreto, Civer, Andretti, Laffitte, Jarier, quindicesimo, questi sono i 15 che ci dà il monitor Longino Olivetti, che ci è inserito di fianco alla nostra cabina. Non abbiamo le posizioni retrostanti, aspettiamo che la corsa si stabilizzi per poi avere qualche dettaglio delle posizioni retrostanti per quel che riguarda il contagio. Intanto vedete che De Cesaris sta facendo una corsa eccellente, perché è riuscito a prendere un buon margine nei confronti degli avversari, sta tirando con una certa decisione peraltro, come avete visto, e questo gli consente di impostare le traiettorie come preferisce. Intanto Giacomelli sta riguadagnando sul duo Arnoux Lauda, che vedete inquadrato, mentre si imbocca un'altra volta il rettilineo del traguardo, che adesso è inquadrato. Aveva dato la sensazione di avere difficoltà a attaccare De Cesaris, comunque è direi la ciliegina su una torta di una trasmissione televisiva che credo richiede un'altra volta i complimenti, mentre vedete Villeneuve che ha bevuto e si inserisce nella discussione con Chris Buss, organizzatore della corsa. Si sono lamentati forse un attimo con lui delle difficoltà di liberare la pista della macchina di Piquet, che ha infastidito non poco.
La corsa dunque si è conclusa regolarmente con Lauda vincitore in 1 ora 58 primi, 25 secondi e 31 centesimi, con 14 secondi e 666 millesimi di vantaggio su Rosberg. Terzo Villeneuve su Ferrari a un primo, 4 secondi e 288 millesimi. Quarto Patrese a un primo, 19 secondi e 143 millesimi. Avete visto in sovrimpressione, ma troppo.